Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Era quell'uomo seduto al banco delle imposte. In un primo momento Gesù lo guarda. Quest'uomo sente qualcosa di nuovo, qualcosa che non conosceva. Quello sguardo di Gesù su di lui, sente uno stupore dentro, sente l'invito di Gesù: seguimi, seguimi. In quel momento quest'uomo, pieno di gioia, anche un po' dubitoso perché era tanto attaccato ai soldi, è stato un momento soltanto che noi conosciamo come è riuscito a esprimerlo il Caravaggio. Quell'uomo che guardava ma anche con le mani prendeva i soldi. Soltanto un momento nel quale Matteo dice di sì, lascia tutto e si va col Signore. È il momento della misericordia ricevuta e accettata. Sì, vado con te. È il primo momento dell'incontro, esperienza spirituale profonda.